Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 7 luglio ricordiamo Antonio Fantosati. Ascoltiamo la sua storia. Antonino nacque a Trevi, in provincia di Perugia, il 16 ottobre 1842. Fu mandato a scuola dai frati minori nel vicino convento di San Martino. La frequentazione di questa comunità di religiosi fece nascere in lui la vocazione. Così, a 16 anni, con il consenso dei genitori, vestì l'abito religioso. Fu ordinato sacerdote il 13 giugno 1865, a 23 anni. Un paio d'anni dopo decise di partire missionario per la Cina, aggregandosi ad altri 8 francescani. Nel 1870 divenne vicario generale del nuovo vicario apostolico, Monsignor Belli. Ma nel 1878 la Cina venne colpita da una spaventosa carestia seguita dalla peste, che fece centinaia di migliaia di vittime, tra cui anche Monsignor Belli. Padre Antonino Fantosati venne subito nominato amministratore apostolico dalla Santa Sede. Organizzò un orfanotrofio per i bimbi rimasti soli, distribuì vestiario, cibo, medicinali. Contrasse lui stesso la peste aiutando gli ammalati, riuscendo però a guarirne. Nel giro di pochi mesi decine di famiglie si convertirono e le autorità civili e militari assecondarono i suoi desideri. Nel 1888, dopo 20 anni di missione, esausto nelle forze, fece ritorno in Italia per 8 mesi, visitando i luoghi francescani e la Terra Santa. Nel giugno 1889 ritornò in Cina e dopo un po' ebbe da Roma la nomina a vicario apostolico del Lunan meridionale. Padre Fantosati iniziò subito le visite pastorali che si susseguirono negli anni, nonostante che sulla sua testa fosse stata messa una taglia di 100 once d'argento, mettendolo in pericolo di morte. I suoi ultimi anni furono segnati da croci e persecuzioni. Informato di quanto stava accadendo nella sua diocesi, nonostante i tentativi di molti cristiani di trattenerlo, fu risoluto nel voler tornare, nonostante la grave situazione. Non fece in tempo a scendere dalla barca. Fu aggredito e ucciso dopo 33 anni di missione a 58 anni di età. Quella di Antonio Fantosati è la storia di un missionario, 33 anni, il tempo della sua missione, questo ci ricorda l'età di Gesù. Muore ucciso, come tanti missionari. Il suo luogo di missione è stata la Cina, una terra tanto lontana da noi geograficamente, eppure tanto vicina. Pensiamo agli ultimi eventi della pandemia, pensiamo invece anche alle tante cose che noi acquistiamo da questa terra. Siamo legati alla Cina e forse un legame che deve essere ancora più approfondito e sviluppato, un legame che possa essere non solo economico, ma anche di comunione spirituale. La Cina ha una grande tradizione da scoprire, ma è anche una terra che sta aspettando ancora una volta il messaggio di Cristo che possa arrivare. Preghiamo quindi per i nostri fratelli cinesi affinché anche per loro possano essere aperte le porte di questa fede. Sant'Antonio Fantosati prega per noi.